La città metropolitana di Torino e il comune di Venaria hanno organizzato un incontro dal titolo «Dalla cronaca alle politiche attive», che si è svolto al Teatro Concordia in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, che cade il 25 novembre ed è stata istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La platea, composta da studenti delle scuole di Venaria, ha partecipato attivamente all'incontro, anche attraverso un sondaggio promosso dagli organizzatori in cui hanno dato le loro risposte ad alcune domande inerenti il tema della violenza sulle donne. Città metropolitana oggi ha organizzato un convegno a Venaria dove appunto si parlerà di violenza sulle donne. Sono molto contenta di essere riuscita a organizzare soprattutto con una scolaresca, insomma c'è una scuola media e una scuola superiore presente tra il pubblico, e quindi cercheremo di far capire loro cosa vuol dire violenza sulle donne. Noi pensiamo che sia importante adottare l'ottica della complessità, quindi appunto ragionare in termini ampi e complessi. Aiutiamo quindi le donne e i bambini, ma soprattutto per noi la protezione è anche quella di riempire di umanità le loro vite, quindi di riappropriarsi di relazioni vere, non solo quelle magari che si hanno sui social, ma relazioni fatte di incontri di persone. Abbiamo tantissimi volontari che mettiamo in campo. Pensiamo che sia importante aiutare i ragazzi più giovani a maturare uno spirito critico che possa far mettere in discussione alcune questioni, alcuni stereotipi. Quindi per noi è fondamentale un intervento che implichi più parti, quindi che si rivolga ai bambini, ai giovani, alle donne e agli uomini.